Senti che profumi. Guarda qua che roba. Sono praticamente grandi come delle persone. Guarda qua che sbrega. Io ho vissuto per un periodo a Lecce e una cosa che mi piaceva un sacco mangiare era la puccia, che è il classico street food salentino. La pizzeria Meiana è l'unico posto a Treviso dove si può mangiare la puccia oggi e quindi abbiamo deciso di venire a provarla. Andiamo? In questo episodio vi stiamo proponendo dei panini particolari. Oggi siamo venuti nell'unico posto, almeno così ci risulta, a Treviso, dove si può mangiare la puccia. Un pan focaccia che viene cotto al forno e riempito con gli ingredienti che uno preferisce. Abbiamo preso due tipologie di pucce. Una è la albero bello, con rucola, burrata, capocollo, pomodori, provola fumicata e cime di rapa brasate. La vieste, invece, che è quest'altra, ha radicchio, porchetta di ariccia, pomodori, brie, cipolla rossa essiccata, il mosto cotto e salsa greca. È un piatto un po' fusion con ingredienti ricercati e particolari. Senti che profumi. Buona, buonissima, ci mi dirà la burrata. Proviamo il vieste è veramente trasversale. Radicchio di Treviso, porchetta di ariccia. Non si delude, un bel abbinamento. Merita sto posto, ragazzi. Dobbiamo tornare per le pizze, per forza. E adesso ragazzi vi facciamo vedere un posto davvero speciale. Volete mangiare a pranzo con 10 euro? Venite con noi! Siamo venuti in un posto dove io e Felice non venivamo da più di 20 anni. Un posto che ci ricordiamo essere aperto da sempre. È proprio nei ricordi della nostra infanzia. Quando eravamo ragazzini venivamo qua a mangiare i panini. Il posto è ancora uguale. Oggi siamo tornati a mangiare quei panini. Questo è un unico panino che noi ci siamo fatti dividere in due. Il costo è di 7,50 euro. Guarda qua che roba. 2024 c'è ancora chi ti prepara cose del genere. Grandi! Se vi piacciono i panini e se vi piace la mortadella e siete in zona Ponte di Piave, un posto che non potete non visitare è il bar La Mortadella. Guarda che bei paninetti, panino piccolino ma una sbrega di mortadella dentro, però quelli come piacciono a noi. Mortadella molto buona, uno di questi panini da solo ha l'apporto calorico di un pranzo abbondante. La mortadella non è leggerissima, questo però è un prodotto veramente di qualità, piacevole e non di quelle che ti stomacano. Mordi e perdi pezzi, non hanno lesinato. Tra l'altro qua utilizzano le mortadelle, quelle come in Emilia Romagna, sono praticamente grandi come delle persone e come è evidente dalla fetta, la mortadella viene rigorosamente tagliata a coltello. Dunque ragazzi, ultima tappa di questo episodio sui panini particolari. Ovviamente non possiamo proporvi niente di normale. Ci siamo mossi fino a Mogliano, dove c'è il ristorante messicano. Perché? Perché ci hanno detto che qui fanno un burrito veramente grande. Non potevamo non provarlo. Andiamo. Abbiamo sfogliato il menù, c'è dentro di tutto: tacos, burriti, fritti, nachos, a tema messicano al 100%. La burriteria ha una vasta possibilità di scelta, però noi stasera abbiamo optato per le opzioni fuori menù. Per il burrito abbiamo scelto il burrito brisket con formaggio, brisket di manzo slow cook, pico de gallo, guacamole, panna acida e insalata. Grazie. Guarda che bello! Guarda qua che sbrega! Magniamo! Buono, per quanto sia veramente tamugno, perché il peso di sto pezzo, non lo so io, ma è consistente. Non dà assolutamente idea di pesantezza. Ovviamente una punta di petto a lenta cottura, sono carni un attimo fibrose che vengono poi smollate, però la cucina messicana tradizionalmente è una cucina povera, dove andavano a prendere appunto i pezzi più umili per poi dargli sapore, dargli consistenza e creare un piatto che fosse comunque appetitoso, saporito e soddisfacente.
buono. In menu voi troverete due formati, small e classic. La small è con un'unica tortiglia, la classic è con due tortiglie, ma questo ci è stato detto dal titolare del locale. Vi è un loro cliente che è uno della pesistica Mestre che richiede quantitativi più abbondanti. È stata creata la versione vanilla che non è in menu, quindi se voi volete mangiarvi il burrito come lo abbiamo mangiato noi, grande così, dovete chiedere un vanilla, perché in menù non c'è, è solo per i pro. Tra l'altro vi forniscono anche delle salsette piccanti, affumicate o meno, con cui condire il nostro burrito. Io ho provato con questa, che in teoria sarebbe la più leggera, e batte. Questa salsetta qua, quella verde, è scritto extra piccante, fidatevi, è veramente extra piccante. Buttategli in una goccetta e state attenti perché è molto densa, che se vi mettete a far così pesante ve ne scarica mezza bottiglia e siete morti. Con una goccetta è l'umano. E dopo 10-15 secondi ti viene fuori un sapore che sa quasi da retrogusto di gasolio, molto Messico, proprio hardcore in mezzo alla foresta coi camion, brum 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 brum, che abbiamo bisogno di carica per andare avanti. Burrito pro, burrito pro, burrito pro, venite a provare la salsa che sa di gasolio, gasolina. E quindi ragazzi, con questa ultima tappa dove ci siamo andati a mangiare il super burrito gigante vanilla size al messicano di Mogliano, concludiamo l'episodio sui panini speciali a Treviso e dintorni. Dal classico paninetto con la mortazza che mangia il bar Mortadella di Ponte di Piave, che però te lo riempiono come un hamburger del Burger King, alla puzza gourmet della Maiana a Treviso, o il paninazzo old school del bar Marconi, quello che andavamo a mangiarci da ragazzetti, che è lungo mezzo metro, oppure anche il panino della sfida, il Big Larry del Teste Matte. Felice, metti un bando a qualche parte, ci abbiamo fatto un episodio solo su quello, andatevelo a rivedere. Concludiamo questo episodio sui panini, speriamo che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace qua sotto, da qualche parte c'è un tastino, e se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale, c'è sempre un tastino qua sotto, iscriviti. E ci vediamo al prossimo episodio, stiamo preparando qualcosa di veramente hardcore, fidatevi.